Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come detto dal titolo sarà nuovo video haul con i saldi, acquisti abbigliamento davvero pochissimi e tantissimi acquisti beauty. Come prima cosa vi faccio vedere al volo che ho acquistato con i saldi da Kiko il balsamo labbra, ossia il Green Me Lip Balm, questo dal packaging per farvi capire grigio, con il 70% di sconto. Questo l'ho preso al Kiko di Firenze, sono riuscita a trovarla solo lì in quanto ho fatto un fine settimana fuori e come vedete lo sto utilizzando davvero tantissimo e mi piace molto. Mi sembra di averlo pagato 2 euro anziché 5 o 6, è davvero un ottimo prodotto e ha un profumo molto basico, buonissimo. Lo consiglio soprattutto a chi come me ha labbra molto secche. Secondo prodotto labbra è questo che vi avevo già fatto vedere in un video vlog che vi lascio qui sopra, ossia l'Ultra Matte Liquid Lipstick Le Chocolat di L'Oréal Paris. Io ho preso il numero 8,62 Volupto Choco. Sono queste tinte labbra davvero con un sapore buonissimo e vi feci vedere anche questo scovolino molto particolare. Ve ne sto riparlando semplicemente perché io non mi sono trovata affatto bene, perché non è un prodotto adatto secondo me a labbra secche, in quanto soprattutto al centro tende molto ad andarsene via molto facilmente e per questo ragazze non mi è piaciuto molto. L'ho pagato 8,90 euro da Acqua e Sapone in promozione e non ve lo consiglio tantissimo perché comunque impiega un pochettino ad asciugarsi. Se volete vedere anche lo swatch ve lo lascio sempre nel famoso video. Un altro acquisto che ho fatto da quel sapone in quanto l'ho trovato ad 1 euro di sconto è questa maschera balsamo, diciamo, in pacco per capelli della Garnier Fructis e sono praticamente gli hair food col 98% di ingredienti naturali. Io ho scelto la fragranza alle bacche di goji per un colore brillante, però ragazzi ho visto che c'era anche alla papaya, alla banana e mi sembra un'altra fragranza. Io sono sincera, l'ho preso semplicemente perché qui è spiegato benissimo, ha un inci ottimo, non contiene siliconi, parabenesi. La maggior parte degli ingredienti sono comunque di origine naturale, non è un prodotto bio e sono stata anche spinta dal prezzo perché comunque mi sembra veniva sui 5-6 euro in promozione e contiene 390 ml di prodotto a un PAO di 12 mesi. Profumo davvero buonissimo. E ragazze, fatemi sapere anche voi nei commenti se avete già provato appunto questi prodotti Garnier, queste maschere e come vi siete trovate. Ho ricevuto proprio questa mattina la mia nuovissima My Jolie Candle, è la profumazione Cupcake Noisette. Ha un profumo buonissimo e questa candela qui, sempre solito packaging bianco con tutte le rifiniture al centro che riprendono la confezione esterna, ha un profumo di cioccolato, di Nutella, è una candela molto golosa, il sapore si sente per tutta casa anche per un periodo molto lungo di tempo e fa venire davvero tantissima voglia di mangiare cioccolata. Proprio oggi pomeriggio ho estratto il gioiellino ma ora non lo trovo più, l'ho perso. Spero di ritrovarlo prima di riuscire a montare questo video. All'interno comunque doveva esserci una collana. Nel caso non fossi riuscita in questi giorni a trovare appunto la collanina, mi scuso sia con voi che con l'azienda e vi ricordo come sempre che all'interno di queste candele potete trovare sempre un gioiello Swarovski davvero bellissimo. Io anche nelle scorse ho trovato dei gioiellini fantastici, infatti mi dispiace sinceramente tantissimo, però ragazze capitemi, per me è un periodo un po' particolare tra il matrimonio, trasloco eccetera, tra scatole e scatoloni non sto capendo veramente più nulla. Vi lascio sempre in sovraimpressione il codice sconto del 10% sul sito My Jolie Candle e tutti i riferimenti giù nell'info box. Passo ora a farvi vedere tutto il contenuto della My Beauty Box di luglio. Si chiama Full Moon Party e ha un valore di 48 euro. Vi leggo ora come sempre tutti i marchi contenuti nella box, ossia Clinique, Shaka, Olivella, Nabla, Catrice, Equilibra, Bottega Verde e Phytophilos. Partiamo subito da Equilibra, l'Aloe Cryo Gel Cellulite, 20% di aloe vera, nuovo effetto ghiaccio con caffeina,
carnitina, centella e mirtillo. È praticamente una crema a corpo più specifica per le gambe, che contiene 100 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi. E ragazze, devo dirvi che ha un inci non troppo buono. Di Clinique ho trovato questo campioncino qui da 7 ml, la crema idratante autoriparatrice in gel, e sto leggendo, ragazze, che purtroppo anche questa crema non ha un buon inci. Phytophilos, un nome, una garanzia. Il gocce d'oro shampoo nutriente con oli di argan e canapa. È una confezione piccola da 50 ml. Uno shampoo con inci fantastico, contiene tantissimi oli naturali e attivi di origine naturale. Sentiamo un attimo il profumo. È davvero molto fresco e buonissimo e non vedo l'ora di provarlo. Di Bottega Verde qui abbiamo il menta bagno doccia con estratto di menta piperita, quindi fantastico soprattutto per l'estate. Contiene 50 ml di prodotto, ha un inci molto buono e questo, ragazze, sarà come sempre il prodotto che ho deciso di regalarvi. Quindi vi ricordo come sempre di seguire tutte le regole giù nell'info box e buona fortuna a tutte. Ancora di Equilibra ho trovato lo shampoo idratante all'aloe 98% di origine naturale. Di Catrice è questo smalto che praticamente è il color of the year 2018, quindi il colore dell'anno. È un viola molto strong, molto forte. Secondo me è carino soprattutto da applicare sui piedi. Forse per le mani è più un colore estivo. Di Vigorsol ho trovato le Beats. Passiamo poi a delle salviettine struccanti. Qui abbiamo le Daily Cleansing 100% olio extravergine di oliva, makeup remover, formula green, e infatti hanno un inci davvero ottimo e non vedo l'ora di utilizzarle. Di Shaka ho trovato questa maschera viso, Purifying Face Mask. Ragazze, ha un inci fantastico, non contiene assolutamente siliconi, petrolati, eccetera. E la confezione, vedete, è molto simile anche alle maschere, quelle di Sephora. Quindi in questo packaging molto comodo anche da portare con sé in viaggio. Ed infine di Nabla ho trovato un altro cream eyeshadow, uno degli ombretti in crema di Nabla, in questo packaging davvero molto carino. E io ho ricevuto l'Hyperspace, ossia questo color ghiaccio davvero molto bello. Sono degli ombretti in crema davvero molto pigmentati, non sono matte ma più glitterati, shimmer, hanno una scrivenza pazzesca e purtroppo però non hanno un buon inci. Ultimi prodotti di make up, parliamo come sempre di Sephora. Vi faccio vedere due ordini che ho fatto e che mi sono arrivati, diciamo, nell'ultimo mesetto. In primis ho preso questo kit qui, che non vedevo l'ora veramente di farvi vedere e soprattutto di utilizzare, in cui all'interno troviamo ben 5 lip selection, cioè i favoriti, diciamo, di Sephora, i prodotti più acquistati. Adesso vi faccio vedere appunto tutto il contenuto. Partiamo subito da Sephora, in cui ho trovato il Cream Lip Stain, appunto nella tonalità numero 13. È uno dei rossetti che più bramavo in assoluto. Ha un colore, vedete, davvero bellissimo, nude, molto elegante sulle labbra, e avevo pensato proprio di utilizzarlo, vedete, per il make-up del mio matrimonio. E poi soprattutto questi prodotti hanno una durata pazzesca. Di Kat Von D abbiamo la mini size del Lovecraft, ossia di questo rossetto nude, molto molto carino. Rispetto, vedete, a quello di Sephora ha più una punta di rosa. Non ve lo swatcho perché comunque alla fine è semplicemente un lucida labbra. Qui abbiamo il Too Faced Lip Injection Extreme. Questo praticamente sarebbe un lip gloss che dovrebbe far rimpolpare di più le labbra. Su di me non ha fatto assolutamente questo effetto. Le mie labbra con questo lucida labbra risultano uguali, identiche a prima. Di Make Up For Ever devo dirvi che questo è il mio primo prodotto Make Up For Ever. Ho trovato l'Artist Rouge Matte numero M400, ossia questo rossetto in stick rosso davvero molto bello. Questo è lo swatch, che è un rossetto davvero pigmentato e da utilizzare soprattutto con make up occhi
nude. Ed infine una bellissima scoperta che non mi aspettavo tantissimo è questo liquid matte lipstick di Huda Beauty che si chiama Bombshell. Sono davvero profumatissimi, hanno un profumo di caramello vaniglia davvero buonissimo e visto che comunque è un nude ve lo metto qui. Vedete, è proprio color mattone cammello, ha davvero una durata pazzesca, infatti sono indecisa anche se mettere questo o quello di Sephora per il mio matrimonio, forse per ora vince quello di Sephora. Continuando ancora con Sephora e sempre in vista del matrimonio, ho pensato di prendermi qualche maschera e ho scelto in primis una maschera viso idratante 5 minuti, una flash mask di questa marca che si chiama Patchology. Ho visto che è una delle maschere Sephora con inci migliore, anche se fra gli ultimi ingredienti contiene un PEG. Poi magari fatemi sapere se anche voi l'avete provata e se vi siete trovate bene o meno. E sempre di Patchology ho preso questo set, questo kit. Cerco di aprirla così vi faccio vedere anche come sono all'interno. Queste sono due maschere appunto per le labbra e questi i patch per gli occhi. Entrambi devo dirvi che hanno un inci molto molto migliore. Ed infine per mamma ho ripreso questa maschera per le mani qui. Ve l'avevo fatta vedere già nel video dei prodotti finiti. Le era piaciuta così tanto che ne ha subito voluta un'altra. Ultimo prodotto di abbigliamento proprio con i saldi, sono stata da Terranova e questa volta ho preso una maglietta davvero molto bella che mi è servita soprattutto per lavoro. Ho trovato questa camicetta bianca tutta svolazzante e con questo collo davvero bellissimo. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!